serve l'impresa alla Coccinella per praticamente ottenere il passaggio alla Final Four. Buonasera dal centro sportivo La Coccinella nel return match del martedì sera. La formazione di Carlo Pontecorvi si trova di fronte alla formazione giallorossa della Roma Calcio Femminile. Il capitano Massa Francesco e Di Lorenzo a toccare il primo pallone di questa sfida. Si parte in avvia un po' lento, sterile, però riesce a farlo lo stesso. Prova la possibilità con l'occasione, l'imbucata da parte di Di Lorenzo alla ricerca di Mastro Francesco. Bartolini ancora per cercare Pasquali, la possibilità per il tiro a rete da parte di Bartolini, la risposta subito di Maglione. La palla in mezzo, stoppata, mezza giù da Pasquali, interviene anche Santilli sulla corsia di destra, la va a disturbare Di Lorenzo, Santilli calcia sul secondo palo, non c'è la chiusura. Ancora calcio d'angolo per la Coccinella, Aiello, la finta con il corpo, prova la soluzione. Subito la replica da parte della Coccinella, prova con Aiello. Aiello la stoppa, la ferma, riparte subito la Coccinella con Miccio, la palla in mezzo. Santilli alza il pallone verso Pasquali, poi in mezzo, recupero da parte di Aiello. C'è Miccio, ma si è riorganizzata tutta quanta la Roma. Intanto prova D'Alessio, palla tra le braccia di Risuglia. D'Alessio ancora alla battuta. Aiello prova, pare invece Cioccia, perna, recupera subito in avanti per D'Alessio che mette il controllo perfetto, poi prova anche a calciare Risuglia, la palla rimessa indietro, il piattone da parte di Miccio, la poi è la respinta, arriva anche perna, poi Miccio gli soffia il pallone, se ne va intanto la Roma con Di Clavio, la palla in mezzo con Santilli, arriva recupero provvidenziale da parte della difesa della Coccinella, ma è anche difficile al contempo. Aiello ci prova un tiro, il secondo tiro lo stesso, due volte ribattuto, deve combattere con Ciocia. Bocci, e arriva il gol di D'Alessio, di rapina, un gol perfetto, di rapina pura. Il recupero da parte di Bocci, poi Mastro Francesco scivola, Bocci il pallone in mezzo e arriva il gol del pareggio. Cincischia proprio Miccio, gli cede il pallone Aiello, poi va a centrarsi D'Alessio, la finta con il corpo per liberarsi, Miccio tiro, il pallone con i pugni allontanato da parte di Risuglia, palla pericolosa che ha attraversato l'area, nessuna intervenuta di Lorenzo in sostituzione di Miccio. Mastro Francesco, Aiello in mezzo, lo scambio, c'è il gol e vale il vantaggio della Coccinella, è Giulia Aiello, ha due giocatrici che la seguono. Di Lorenzo prova in spaccata, si attacca a Mastro Francesco, scivola anche Pasquali, un gol, una fiondata di Pasquali, palla in fondo alla rete ed è 2-2. Aiello scivola a Pasquali, se ne va, Aiello apre per D'Alessio, il gol di Linda D'Alessio ed è 3-2 Coccinella. Poi Mastro Francesco gli toglie il pallone, ma sale Cioccia, ancora la Roma, adesso sono in tre, ancora Cioccia e Maglione, il pallone è suo. Sui calci di punizione parte Aiello, il tiro e poi c'è Risuglia, torna all'indietro per Cioccia, direttamente in avanti verso Pasquali, c'è Bartolini, adesso pallone per Bartolini, Maglione, ancora Bartolini, ancora Maglione, lascia Cioccia, Pasquali se ne va da sola contro Maglione e poi la traversa, dice di no, rimette giù Mastro Francesco, Miccio, Di Lorenzo si avvita, prova anche a calciare il gol che vale ancora 2+, è Di Lorenzo,
Scioccia, Santilli, il tiro, il palo dice di no alla Roma. Santilli, poi il recupero e c'è il tiro del gol di Giulia Aiello, il gol pesante per la coccinella di Giulia Aiello, si è girata e ha freddato Risuglia ed è 5-2. Bartolini, la finta con il corpo, Bartolini, Pasquali prova la soluzione, c'è la schiena di Mastro Francesco che chiama a gran voce le sue compagne, Bartolini sul fondo, Bocci, e arriva il finale, la coccinella batte la Roma per 5-2 e va alla Final Four. Grande partita, grande rimonta dopo la sconfitta nel match di andata per 3-1. Questa sera la coccinella veramente supera di maestria e con grande prestazione la squadra giallorossa.